Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale Ai Caterpie. Andiamo a vedere l'inizio, una delle tante evolution uscite in questo set. Sto parlando, per iniziare, di Leafeon, sempre in coppia col fantastico Inteleon. Prima però, sigla. Bene, eccoci tornati con un'altra lista di Inteleon. Sicuramente, raga, in questo momento del meta Inteleon non è fondamentale, ma è sicuramente un Pokémon che aiuta davvero tantissimo i mazzi a funzionare, anche perché la combinazione di Drizzle più Inteleon più l'Inteleon Rapid Strike rende il tutto straordinariamente fluido, straordinariamente utile, straordinariamente figo. Per cui in questo momento vi capiterà spesso di vedere liste con Inteleon. Non sempre, ma spesso, diciamo. Io conosco le varie liste che girano di Leafeon, ne ho provate tante, ne ho provate di diverse. Scelgo alla fine di mostrarvi una lista che è simile, ma con una strategia diversa dalle altre. Allora, andiamo per gradi. Che cosa fa Leafeon? Che tra l'altro posso dire tre cose di questo Silver. Uno, esteticamente è bellissimo. Stiamo parlando dell'alternative art di questo Leafeon V. Niente, ragazzi, è proprio davvero davvero bello. Due, è un ottimo Pokémon per far sì che questo mazzo funzioni alla grande, perché la sua abilità dice cerca nel mazzo un'energia e assegnala uno dei tuoi Pokémon, un'energia erba e assegna uno dei tuoi Pokémon. Il tuo turno termina se lo fai, ma hai comunque tirato fuori un'energia in più. Questo ti permette di attaccare al secondo turno con tre energie. Ci servirà soltanto il primo attacco, ma fa comunque comodo. Terzo, ed è una cosa che voglio ancora provare, questo Pokémon è straordinariamente figo da usare in altri mazzi solo per la sua abilità. Lo proverò perché è una cosa che sono curiosissimo di vedere se funziona. Perché dico che a noi serve soltanto il primo attacco di Leafeon? Perché il primo attacco di Leafeon fa 60 danni per il numero di costi di tirata d'avversario. È sostanzialmente un Milotic più forte. Perché più forte? Perché Milotic, se l'avversario aveva 4 di ritirata, faceva 210 danni. Qui invece, se l'avversario ha 4 di ritirata, fa 240 danni. E questi 240 fanno sì che quasi ogni Pokémon informato, di fatto, vada giù. Per cui io ho deciso di basare il mazzo esattamente su questo. La maggior parte dei mazzi punta sia a fare quanti più danni possibili con il Leafeon e poi andare a sistemare i danni che servono con l'Inteleon. Io ho deciso invece di puntare in una maniera diversa. Quasi tutti i V in formato hanno costo di tirata 2 se hanno più di 180 di vita. Se invece hanno meno di 180 di vita, hanno costo di tirata 1. Esempi. Crobat ed Eldegoss ritirano 1, ma 1 più 2 della Galarmine, perché la Galarmine ha una stadio che aumenta di 2 la ritirata, 1 più 2 fa 3. 6 per 3 è 18, quindi 60 che è il danno di Leafeon, per 3 che è il costo di tirata, faccio comunque il KO a Crobat ed Eldegoss. Per quanto riguarda invece la maggior parte degli altri, perché dico la maggior parte, da questi escludo due delle evolution usate che sono Jolteon che ha costo di tirata 0 e Sylveon che pur avendo 200 di vita ha comunque costo di tirata 1, tolto questi in formato, gli altri hanno generalmente costi di tirata 2. Perché è importante che abbiano costi di tirata 2? Perché 2 più 2 fornite dalla Galarmine fa 4, 6 per 4 24, per cui faccio il KO. E il motivo per cui è così importante questa cosa è che normalmente i mazzi cosa fanno? Giocano il Leafeon per poter fare i danni davanti, giocano i Tooljammer per togliere i palloncini agli avversari e fare così i KO. Io ho deciso che questa lista, questa versione, la trovate già da tante parti, semplicemente è molto forte, è molto usata, per cui si vede tanto in giro. Ma io ho deciso di sfruttare un qualcosa di simile, che poi andremo ad approfondire nel secondo mazzo che vedremo questa settimana, ossia una strategia basata sugli Echo Ingorn. Prendi un Pokémon base dalla pia degli scarti dell'avversario e mettilo in panchina. Il mio pensiero qual è? Se
la combinazione di Drizzle e l'Inteleon che ti fa cercare nel mazzo degli addestramenti ti permette di andare a prendere sempre la Galar Mine e il Boss Order. Con l'Echo Ingorn puoi andare a mettere il GX, il V in questo caso, nella panchina dell'avversario e in tre attacchi vince la partita. Se iniziate voi, la partita va in discesa, perché a voi basta che l'avversario abbia un V in campo. Se hai un V in campo, muore Echo Ingorn, muore Echo Ingorn e glielo riprendi. 3 perché se non ne ha in campo ma ne ha scattato comunque uno, lo puoi fare comunque 3 volte. Ho messo comunque un Inteleon per fare i danni, perché a volte arrotondare fa comodo. Vedi per esempio Sylveon e Jolteon, devo necessariamente attaccare col secondo attacco, 120 più 20 sono comunque 190 danni, ottimi. Per il resto il mazzo è straordinariamente consistente, anche questo mazzo, questo è un formato in cui necessariamente dobbiamo fare della consistenza il nostro punto forte. L'abbiamo visto con Inteleon, con Dragapult Inteleon e lo rivediamo ancora con Leafeon Inteleon. Perché? Perché il mazzo con Inteleon acquista consistenza e se non sfruttiamo questa cosa rimaniamo necessariamente indietro. Vedremo anche mazzi senza Inteleon e vedremo la differenza tra quelli che funzionano con e senza. In questo caso 4 Quick Ball, 4 Level Ball, 4 Evolution o anche uno Scoop Up Net per andare a riprendere in mano l'Inteleon e fare di nuovo il loro potere. La combinazione energie sono 4 Capture e 5 Erba, anche se usiamo la Capture per andare a prendere Leafeon, comunque grazie al potere di Leafeon potremo comunque sfruttare il fatto di attaccare al secondo turno. Molto molto forte. 4 boss non possono mancare, contando che il mazzo si basa su Echo Ingorn, boss e Galar Mine, 3 Marnie, 3 Resurge. Sono meno supporter del solito proprio perché ho preferito dare ampio spazio a tutto quello che è la linea Inteleon. Il mazzo è sicuramente molto forte, già rodato, già conosciuto, alla fine dalle versioni più popolari cambiano davvero poche carte. Se per un motivo o per l'altro non vi trovate con questa versione, fate sempre e subito in tempo a modificarla. Io vi propongo questa versione alternativa perché è sicuramente una versione che mi servirà moltissimo per anticipare il mazzo di Victini che porterò comunque questa settimana e perché ritengo sia sempre necessario e doveroso andare a vedere tutte quelle che sono le possibili sfaccettature, le possibili strategie che un mazzo può portare fuori. Per cui ecco qui, andiamo a vedere come funziona questo Leafeon VMAX Inteleon. Ciao Caterpillars, questo canale è partner con Po Town Store, il negozio numero uno online per la vendita di codici per il gioco di carte collezionabili. Ottenere questi codici è semplice, andate sul sito, comprate quello che volete e controllate la vostra mail, perché i codici vi arriveranno automaticamente in un attimo. In più, usando il codice iCaterpie avrete diritto al 5% di sconto su tutti gli acquisti. Cosa state aspettando? Scegliete subito Po Town Store. Datti, bella zio, ciao, andiamo a vedere come funziona questo Leafeon Inteleon in azione. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo partire assolutamente al primo turno e Leafeon Energia. Cerchiamo di mettere ovviamente in campo quanti più Sobble possibili. La combinazione di Sobble e Drizzle in questo mazzo, a differenza degli altri in cui vogliamo arrivare ad avere l'Inteleon in campo il prima possibile, qui non abbiamo questa necessità, noi vogliamo semplicemente fare in modo di avere in campo i Sobble, perché i Drizzle sono quelle carte che faranno effettivamente funzionare il mazzo. Wow, contro questo mazzo prenderemo tante di quelle mazzate. Allora, Sobble, ok, Leafeon Energy. Perché prenderemo mazzate? Perché gli Zeraora fanno davvero, davvero, davvero male. Dunque, Quick Ball. Gioca l'elettro però. Allora, non penso che sia l'Urshifu Box come sono abituato a vedere, no, penso di no. Allora, abbiamo una possibilità. Allora, intanto ci serve un'energia, poco ma sicuro. Il Leafeon ce l'abbiamo, l'Evolution per andare a prendere a questo punto la Research, non c'è nel mazzo l'Energy Search perché comunque giocano 9-10 energie, mi aspetto salgono su.
In questo caso no, però il potere di Lifion cade a fagiolo. Per cui 1, 2, dopodiché potrei fare Marni e salvare le carte che ho in mano. Tuttavia il mio avversario non ha fatto nulla e a me serve disperatamente l'energia. Preferisco fare Drizzle, buttare via il boss, ma andare comunque per la research, perché questa research mi farà prendere due carte in più e soprattutto non darà al mio avversario una mano che sembra essere migliore rispetto a quella che ha adesso. Con la speranza sempre di trovare l'energia, ho vagamente trovato un'energia. Allora, prendo Sobol. Tanto lui non mi può fare il KO, per cui il mio avversario invece KO. Perché prendo Sobol? Perché se tra queste due carte prendo un Drizzle o un'evoluzione, posso fare Corno insieme al Boss Order che ho in mano. Tu guarda Lifion. Quick Ball. Vabbè, la Quick Ball non era quella che volevo, ma pazienza. Mi basta che lui abbia un V negli scarti. Tra l'altro, praticamente tutti i Rapid Strike ritirano a 2 per sfruttare l'effetto della stadio, per cui ecco qua la stadio. Marni. Ora mi serve stadio, corno e boss. Sono addirittura 3 carte. Vediamo se ne sale qualcuna. Corno e boss sono salite, manca la stadio, tuttavia è arrivata anche la level ball. Questa Marni è stata fenomenale. Poi in questo caso specifico il corno non lo andremo a usare perché preferisco fare il KO sullo 0 ora. Però voilà. Questa è sempre esattamente quello che dicevo per Dragapult, vale per questo mazzo. In questo momento la differenza a livello di vittoria e sconfitta la fa il mazzo che gira di più, il mazzo che non si impianta. In questo caso il mio mazzo è stato più consistente rispetto a quello del mio avversario. E ancora una volta andare per primi cambia tutto. Non ho voluto i Drizzle, perché? Perché nel mazzo gioco gli Inteleon che mi fanno cercare e anche lo Scoop Up. Per cui se trovo anche soltanto un Inteleon posso fare Inteleon, prendere una carta che mi serve, lo Scoop Up, riprendere in mano Inteleon e fare di nuovo Inteleon per due carte. Il mio avversario concede, GG, buona la prima. Il mazzo è sicuramente molto interessante. Siamo in realtà in un momento, in un formato, in un meta che è molto figo, perché ci sono parecchi mazzi che se la giocano bene tra di loro. Alcuni mazzi hanno degli autoloss imbarazzanti contro altri mazzi, ma il fatto che ce ne siano altri che hanno degli autowin imbarazzanti contro di queste rende un po' tutto giocabile, tranne Rayquaza. Quello è simpatico e basta al momento. Devo prendere Rayquaza, in effetti. Mi manca ancora Rayquaza. Lor! Oh mio Dio, sei completamente vestito da Pikachu. Dunque, lancio di moneta, perdo lancio di moneta. Questo è davvero un peccato. Andare per primi con questo mazzo è fondamentale. Niente base io, niente base lui. Porta mazzo metallo. Vediamo se... Ah, peccato, non ho visto cosa aveva lui. Allora, ok, sarà uno Zacian Inteleon verosimilmente. Peccato, perché io sono partito con doppio Sobol, doppio Lifion, una di quelle cose che spero di non vedere mai più nel prossimo software. No, il mio avversario è partito di Crobat, decisamente ottimo. Questa research però rischia di farmi malissimo. Una research che sono ovviamente... Ok, un esercito che ero obbligato a giocare, però non mi avrebbe fatto affatto piacere tirare fuori questa esercito scartando due Lifion B-Max. Nel mazzo non serve mettere il Rod solo unicamente per questa cosa, nel senso, sì, può capitare che con l'esercito si scarti male, però il più delle volte, cioè, avessi avuto anche soltanto un Lifion, uno dei due veniva salvato, per cui
pace ame, insomma. Vediamo se riusciamo a fare una partita contro Lemondo. Lemondo, vinco il lancio di moneta. Vado per primo? Assolutamente sì, per favore. Buona, una buona, 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 buona mano, perché parto con doppio Lifion, la capture, la level ball, la mine, Lifion, insomma, bellissima mano. Contro cosa sono? Zamazenta. Cattivo Zamazenta. Allora, cosa voglio fare contro Zamazenta? Di per sé non è affatto un brutto matchup, perché mi basta che lui giochi anche soltanto uno Zacian e posso continuare a riprenderlo praticamente all'infinito. Vado di Lifion, capture, prendo un altro Sobol. Posto così? Sì. Posto così. Se esce testa più 60, non vedo l'ora di mettermi ad attaccare con Lifion per questi fantastici 150, meno 30, 120 danni. Succederà mai, vero? Penso anch'io. Allora, quick ball per Ryan. Duralulu. Allora, il Duralulu cambia tutto, ovviamente. Perché? Il VMAX non può essere attaccato. Ma a me basta che lui ne abbia in campo uno. Perché avere in campo il Duralulu fa sì che io possa fare il KO come voglio. Tra l'altro ho già il VMAX, ho già il Drizzle, ho già la Galarmine. Buono. Giusto, buono. Sì, perfetto. Poi penso che giochi anche il Bronzong. Mi aspetto giochi anche il Bronzong, sicuramente. Sì, in effetti contando che c'è il Bronzong, io ho preso il Duralulu Metallo, devo prendere questi, però. Promemoria, promemoria. Non dare retta a diti e mutilarmi dopo la missione. Ah, interessante. Questa va qua. Questa va qua. Che ci faccio io col Drizzle? Contando che la supporta l'ho già giocata. Nulla. Faccio così. Faccio così e mi prendo il KO. Vediamo cosa arriva dai premi. Un'altra Galarmine, fa sempre comodo, una level ball. Raga, basta chiamarle le carte, che ci vuole, no? Perché le volte? Perché anche qualora lui mi togliesse la stadio, io in questo momento con il doppio Drizzle più la Galarmine ho Corno, Mine e Boss Alter per fare KO un altro Duralulu. Ah, ok, lui gioca la combinazione Altario Ranguru. No, il martello no. Il martello no, per favore. C'entra un cazzo i martelli lì dentro. Io non sono un fan del mettere i martelli sostanzialmente a caso, innanzitutto, non sono affatto un fan. Piuttosto metto quattro carte di consistenza, preferisco. Ok, ha fatto Snorlax. Qui riesco a mettere in pratica esattamente quella che è la strategia del mazzo. Per cui Galarmine, Drizzle, sì, Corno, Drizzle, sì, Boss Order. Io lo Zamazenta non posso metterlo KO col VMAX perché è immune, ma questo sì. Hop e hop. Altri due premi regalati. GG. E soprattutto in questo modo continuo a mettergli pressione e fare in modo che lui non possa andare a evolvere e caricare i VMAX. Un bel evolution? No, ce l'ho quasi. A me piace molto come strategia, perché in questo modo potete andare a prendere sia l'eventuale Pokémon attivo dell'avversario, sia tutti questi KO che sono straordinariamente facili da prendere. Poi 4 Boss Alter, 4 Drizzle sono ben più che facili da prendere questi KO. Eccolo qua, Altaria, prende la supporter, la mette in cima. Oranguru cambia la supporter. Peccato per la Staglia perché avevo di nuovo il Boss Alter.
Nel mazzo ci sono il super, uno super scoop up per andare a prendere il, per andare a usare più volte gli Inteleon, e gli 4 evolution per andare a prendere gli Inteleon, quelli che prendono due carte. Non mi serve mettere danni, perché cioè, comunque uno che mette danni c'è, ma la maggior parte delle volte non mi serve mettere danni, perché tutto quello di cui ho bisogno me lo fa quello che cerca le carte. Per cui ho già fuori 3 Metal Sorcerer. L'impact. Attenzione! Col Big Charm arriva a 250 di vita, per cui comunque non lo metterei che poi in un colpo. Direi che la cosa migliore che posso fare, contando che ho due premi, contando che lui non mi metterà mai capo in un colpo, è prendere il capo su Snorlax e poi su Ranguru. Ah, lol, avevo pure top toccato la mine. Sì, penso di prendere il capo su Snorlax e su Ranguru. Anche perché, anche qualora mettessi la mine e facessi boss solo, farei 240, questo ha 250 di vita. Per cui non... Cioè, importerebbe un beneficio soltanto se al prossimo turno top deckassi l'Inteleon e lui non evolvesse. Ma... questa mi sembra una soluzione decisamente più semplice. Capo. Capo e... faccio, durante il prossimo turno faccio 30 in meno, ok, 220, ok, carina l'alternative. Ah, non sono in questo momento un fan del duo Lulu, lo proverò sicuramente più avanti, sicuramente non lo proverò con Altario Ranguru, assolutamente no, però vediamo. Marni, così, Dumblé, da nulla, due turni di pesco pass mi fai comunque male. Vabbè, non sono preoccupato per le Marni, nel senso che una volta che hai in campo un Sobble o Drizzle, non sono particolarmente preoccupato di briccare, nel senso che certo, può succedere, ci mancherebbe, però sono davvero tante le carte nel mazzo che vi permettono di uscire da situazioni intricate. Anche qui io ho usato Zero Evolution, mi basta prenderne uno e ho vinto. In questo caso è salito. Per cui. Evolution, mi basta il boss su Loranguru. Sono 120 danni. GG. Ho due di questi Inteleon. L'importante in questo mazzo è la consistenza, le carte devono uscire, perché se non escono è un problema. Voilà. Tra l'altro non ho assegnato un'energia per 4 turni, quell'energia ho avuto un'energia e mi è bastata per sempre. GG. Adoro la strategia coi boss, adoro sfruttare gli Echo Ingorn, soprattutto in un mazzo come questo che ti permette di andarli a tirare fuori quando ti servono, è una cosa che adoro davvero. Ci fosse spazio metterei probabilmente anche il Milotic per evitare le Marni avversarie, ma una volta che avete in campo 4 Sobble, l'unico vostro problema è che sono straordinariamente semplici da mettere KO. Tolto quello, vi danno una consistenza che è imbarazzante. GG, secondo mazzo con Inteleon, uno di fila all'altro, tra l'altro, ma è anche vero che spero stiate apprezzando quanta consistenza danno questi mazzi. In particolare l'Ifion, in cui oltre all'Inteleon che ti permette di cercare tutto, l'Ifion ti cerca anche l'energia all'inizio, per cui proprio fantastico. Molto 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 figo e... come ho detto e ripeto, arriveranno sicuramente altri mazzi con Inteleon, aspettateveli, se non li avete ancora presi sicuramente recuperatevi, perché fino a quando restano in formato è altamente probabile che almeno per quest'anno resteranno decisamente abusati. Detto, almeno finché non uscirà Gorebis, ovviamente. Detto questo, mazzo è figo, spero che questa lista alternativa vi abbia dato un attimino possibilità di vedere cos'altro si può fare con i mazzi già ben strutturati in meta e spero che abbiate apprezzato.
Così fosse, ragazzi, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questa versione, vi piace l'idea di sfruttare gli Echo in Gorn per dare fastidio? Fatemelo sapere. Noi ci vediamo presto col prossimo video e tutte le sere in live su YouTube. Ciao Catrapist!